Sì, ma è già aperto. Ah, no. Ok. Bene, allora un caro saluto a tutti voi. È con grande piacere che introduco il professor Luigi Fontana. È già stato ospite da noi l'anno scorso e quindi siamo molto contenti di averlo qui di nuovo. Luigi Fontana è professore all'Università di Brescia in medicina e nutrizione e ha anche una cattedra all'Università St. Louis Washington ci raccontava a pranzo che fra poco inizierà un periodo a Sydney in Australia dove ha ricevuto una cattedra e quindi per i prossimi 3 anni almeno andrà a Sydney. Esperto di nutrizione, del ruolo diciamo che ha l'alimentazione e l'attività fisica nella prevenzione delle malattie croniche e anche nel campo della, diciamo, dell'invecchiamento, e quindi questo è un tema che lui ha affrontato in studi con esseri umani, quindi non in laboratorio, ma collaborato anche con altri gruppi che hanno fatto questa stessa tipologia di studi con cavie animali. E ha innumerevoli collaborazioni, uno dei suoi temi importanti è anche quello delle diete ipocaloriche, ipoproteiche e proteiche, immagino che ce ne parlerà, è autore di più di 100 pubblicazioni scientifiche di altro profilo, quindi parliamo di Nature, Science, JAMA, eccetera, 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 e è anche però un divulgatore verso i cittadini, ha scritto... quando è rivenuto a Trento l'anno scorso era appena uscito la Grande Via e ha annunciato, non so se sia già uscito adesso, un nuovo libro che è La felicità al sapore della salute. Quindi di nuovo è con grande piacere che abbiamo qui Luigi Fontana. Prego. Grazie mille, grazie Stefano. Beh, è sempre un piacere venire. Io sono andato a Trento, quindi sono un trentino, adesso vivo a Rio del Garda, un po' in giro per il mondo, ma insomma Trento è la mia città dove sono nato, quindi è sempre carino tornare alle origini. Oggi vi farò vedere, non parlerò solo di nutrizione, parlerò un po' dei 3 temi secondo me centrali per mantenersi in salute e per cercare di ridurre il rischio di sviluppare patologie croniche degenerative. E voglio partire con questa definizione che secondo me a me piace molto, perché è la definizione di salute dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che dice praticamente che la salute può essere definita come uno stato di completa salute fisica, mentale e sociale, e non soltanto come l'assenza di malattia e infermità. La domanda è possibile ottenere questo stato o, come alcuni dicono, è utopico? E vi farò vedere un po' di dati e discuteremo poi di questi dati. Parlerò di vari temi, dalla nutrizione all'attività fisica, velocemente il training cognitivo, mindfulness e altre cose. Vediamo il tempo. Quindi partiamo con la nutrizione, primo pilastro. Allora, sappiamo che l'obesità fondamentalmente è associata alla stragrande maggioranza delle patologie croniche che vediamo nei nostri ospedali. In primis il diabete tipo secondo, però poi ipertensione, dislipidemia, malattie coronariche, scompenso cardiaco. I più frequenti forme di tumore nei paesi occidentali hanno a che fare con gli stili di vita, con l'obesità, la fatty liver disease, che è la principale causa di patopatia, l'ictus, alcune patologie respiratorie come la sleep apnea, e poi osteoartrite e tante altre cose, insomma. In particolare è l'obesità centrale il vero colpevole, non è tanto la deposizione di grasso a livello gluteo femorale, ma a livello addominale, che sappiamo essere quello dannoso, perché quando facciamo, vedete, una fetta TAC dell'addome di una persona normale, questo bianco qui è il grasso viscerale normale che ci deve essere, mentre in questa persona obesa, vedete, tutto questo bianco non è aria, come alcuni dicono, c'ho l'aria nella pancia. No, questo è grasso viscerale,
E questo grasso viscerale sappiamo produrre un insieme di citochine che vengono chiamate adipochine, che vengono secrete, vanno in circolo e hanno effetti su tutte le patologie, dal diabete alle malattie cardiovascolari, tumorali, infiammatorie. E vedete, questo è un caso molto importante, queste qua sono, vedete, è la stratificazione per body mass index, cioè l'indice di massa corporea, però anche per circonferenza vita. E quello che vi dice che anche a livelli di circonferenza vita bassi, tra 21 e 23, quindi persone magre, all'aumentare della circonferenza vita aumenta in maniera lineare il rischio di sviluppare diabete. Quindi non occorre essere dei grossi obesi per avere le alterazioni metaboliche. Anche una persona magra che però ha le gambe fini, perché non fa attività fisica, e la pancia, ha un rischio di diabete. E come vedete, questo è un lavoro pubblicato su Circulation, all'aumentare la circonferenza vita aumenta il rischio di morire per malattie cardiovascolari e per tumori. Quindi insomma, la regola numero uno è cerchiamo di mantenere l'addome piatto. Più che controllare il peso, controlliamo la circonferenza vita. Quando la circonferenza vita va su, stiamo facendo delle cose scorrette, perché aumenta l'infiammazione, si riduce la adiponectina, aumenta la leptina, tutti questi ormoni che predispongono alle patologie croniche degenerative. Quando riusciamo a ridurre di un centimetro la circonferenza vita, stiamo facendo delle cose positive per noi, e su questo non c'è nessun dubbio. Quindi cerchiamo di mantenere la circonferenza vita piatta. Nei paesi occidentali sarebbe consigliato avere una circonferenza vita inferiore a 94 cm per l'uomo e inferiore a 80 per le donne, nei paesi europei. Queste qua sono le linee guida della International Diabetes Federation. Com'è che possiamo mantenerci magri e mantenere una circonferenza vita normale? Parlerò velocemente di alcuni modelli. La restrizione calorica. Io ho iniziato a lavorare in questo campo proprio sulla restrizione calorica. Ai tempi ero interessato alla restrizione calorica perché era il modello più potente che conoscevamo, che tuttora conosciamo, nel rallentare i processi di invecchiamento. Vedete, se prendiamo dei topolini e li mettiamo a restrizione calorica, riduciamo l'introito calorico fino al 50% senza malnutrizione, questi vivono fino al 50% e più. È come se un uomo invece di 80 anni ne avesse 140. Non solo vivono più a lungo, ma la stragrande maggioranza delle patologie croniche, cancro, nefropatie, cardiomiopatie e via dicendo, sono prevenute o rallentate, e un terzo muore in tarda età senza nessuna lesione patologica. Quindi dal punto di vista biologico è possibile vivere una vita lunga senza ammalarsi, e questo è uno dei temi che a me interessa molto nella mia ricerca, cioè capire come si può riuscire a vivere a lungo senza ammalarsi. Nelle scimmie sappiamo che la restrizione calorica funziona, questi qua sono gli studi fatti a Wisconsin e a Baltimora, all'NIH, e sappiamo che anche nelle scimmie, nei primati non umani, la restrizione calorica aumenta l'aspettativa di vita, previene completamente il diabete, riduce del 50% il rischio di malattie cardiovascolari e tumorali. In un altro studio, questo qua è questo di Baltimora sulle scimmie, vediamo che un terzo di queste scimmie restrizione calorica vive più di 40 anni. 40 anni per una scimmia è come 120 anni per un uomo, perché una scimmia, una rhesus monkeys, vive in media 27 anni, quindi 40 anni è come 120 anni. E ce n'è una addirittura che adesso ha 43 anni, il che significa che è come se avesse 130 anni per un uomo. Quindi sappiamo che anche nel modello primate la restrizione calorica funziona nel rallentare i processi di invecchiamento. Nell'uomo avrei tantissimi dati, ma è chiaro che non posso in un'ora o meno riassumerli. Questi qua sono i più eclatanti per farvi capire di cosa stiamo parlando. Questi qua sono persone che sto studiando da quasi 15 anni negli Stati Uniti, che credono fermamente che la restrizione calorica funzioni anche nell'uomo. Questo è uno dei miei amici e soggetti di studio, che vedete, prima di fare restrizione calorica pesava 82 kg, dopo 7 anni 61 kg, il colesterolo da 2,50 è passato a 165, la glicemia da 87 a 74, la pressione da 145-85 a 95-60. Questi sono i dati, diciamo, più salienti di queste persone che ho studiato. Come dicevo, sono molto magre, hanno trigliceridi intorno ai 50, quindi molto bassi, il colesterolo HDL ratio intorno a 2,4, quindi hanno un rischio lipidico di colesterolo fantastico,
tutti, anche quelli a 80 anni, hanno la pressione su 110-70, la pressione di un ragazzino, mentre più del 50% delle persone in Italia sopra i 50 anni è ipertesa. La glicemia è a 85, l'insulina a digiuno è molto bassa, hanno dei livelli di proteina C-reattiva, che è il marcatore di infiammazione, di 0,2 mg litro, quindi non hanno infiammazione, hanno le arterie pulite, misurato con l'eco Doppler, abbiamo misurato la funzione diastolica del ventricolo sinistro e hanno un ventricolo che è più elastico e più giovane rispetto alle persone della stessa età e dello stesso sesso, hanno delle arterie più elastiche, misurato con la pulse wave velocity, e hanno un miglioramento della heart rate variability, che è un marcatore di salute cardiaca. Quindi dal punto di vista cardiovascolare queste persone hanno un cuore e delle arterie fantastiche. E per farvi capire di cosa parliamo, perché altrimenti la gente non si rende conto, la prima causa di morte, di malattie in Italia, come nella maggior parte dei paesi occidentali, sono le malattie cardiovascolari, insomma la coronaropatia, l'infarto e tutte le altre complicanze vascolari. Ora, questo è uno studio di Framingham del 2006 su Circulation, e cos'è che ci dice? A 50 anni in questo paesino hanno misurato a tutti i fattori di rischio cardiovascolari, vedete, e quello che si vede è che le persone che a 50 anni avevano un colesterolo inferiore a 180, una pressione senza farmaci inferiore a 120-80, non fumavano, non erano diabetici, avevano un BMI inferiore a 25, quindi erano magri, avevano un rischio di fare un infarto nella rimanente parte della loro vita del 5%. Quelli che avevano due o più fattori di rischio alterati avevano un rischio del 70%, cioè passiamo dal 5% al 70%. Non so se ci rendiamo conto, è un'enormità in termini di spesa sanitaria. E l'aspettativa di vita media passava da più di 39 anni a partire da 50 di età, quindi arrivavano a 89 anni in media, mentre in quelli che avevano due o più fattori di rischio cardiovascolari alterati 28 anni, cioè parliamo di 11 anni di meno di vita persa. Quindi quando le persone mi dicono ma sì, ma dai, ma insomma tutti questi sacrifici per mangiare, cosa, 6 mesi, un anno? No, parliamo di 11 anni, è un rischio da 5% al 70% di fare un infarto, non sono noccioline. In queste persone abbiamo misurato anche vari fattori di rischio ormonali che si associano al rischio di cancro, non ho il tempo di entrare nei dettagli, ma quello che vediamo è che anche negli uomini la restrizione calorica modifica tutti questi ormoni che hanno a che fare con l'invecchiamento e col cancro nella stessa maniera. Quindi l'uomo si comporta tanto quanto nei topolini in risposta alla restrizione calorica senza malnutrizione. Un'altra cosa al volo per farvi capire, in queste persone qua abbiamo fatto delle biopsie del muscolo per andare a vedere cosa succede dal punto di vista molecolare nel muscolo, e quello che vediamo è che in effetti ci sono delle modificazioni importanti che sappiamo essere modificazioni tipiche della restrizione calorica, e in particolare vediamo che c'è un'inibizione, ed è questa che viene chiamata l'insulin IGF-1 pathway, con aumento di FOXO. E quando aumenta FOXO a livello cellulare, cosa succede? Che aumentiamo l'autofagia, cioè FOXO è un fattore di trascrizione che quando viene attivato fa diverse cose. Questa è la bellezza, per questo che voglio spiegarvi velocemente cosa significa la scienza e perché è importante la scienza, perché quando noi abbiamo più bassa insulina e più bassa IGF-1, perché mangiamo di meno e facciamo attività fisica, si inibisce questa via di segnale, aumenta FOXO va nel nucleo, aumenta la trascrizione di geni che attivano l'autofagia, cioè la cellula percepisce che ci sono pochi calorie e proteine, quindi dice cosa faccio io per preservare le funzioni e creare energia? Inizio a consumare, a mangiare il citoplasma, ma non lo fa in maniera random, inizia prima a digerire le proteine e gli organelli disfunzionanti, quindi è come se facessimo pulizia in casa, perché man mano che invecchiamo si accumula amiloide, mitocondri disfunzionanti, e quindi ripuliamo le cellule da materiale danneggiato. L'altra cosa che quando si attiva FOXO succede è che si attivano geni che riparano il DNA, il danno al DNA, cioè la cellula diventa più efficiente nel riparare i danni al DNA che avvengono regolarmente con la divisione cellulare. Un'altra cosa che fa l'attivazione di FOXO è di aumentare geni antiossidanti come le catalasi e le SOD2 ed inibire la proliferazione cellulare. Meno proliferazione cellulare, meno rischio tumorale.
Quindi, per riassumere, vi ho fatto capire come passiamo da un modello salutistico a quello che succede a livello cellulare e perché la restrizione calorica rallenta i processi di invecchiamento e il rischio di malattie, in primis tumorali. E questo l'abbiamo dimostrato su un paper su Science, avviene in tutti i modelli animali che usiamo sperimentalmente. Quando inibiamo con la dieta, con la genetica, con i farmaci questa insulin IGF-1 pathway, queste nutrient sensing pathways, gli animali vivono più a lungo. Quindi è un meccanismo ancestralmente conservato e l'abbiamo dimostrato chiaramente scientificamente che funziona e funziona anche nell'uomo. Passiamo a una parte un po' più pratica adesso. Com'è che possiamo fare restrizione calorica nell'uomo? Vi do un po' i trucchi di tutti questi anni di ricerca. Una, fondamentalmente, è quella di sostituire i cibi raffinati e processati con cibi integrali. Solo facendo questo già riduciamo l'introito calorico. Questo è uno studio che abbiamo appena finito negli Stati Uniti, nel mio laboratorio. Abbiamo preso delle persone, è un po' complicata, ma vi spiego la parte che mi interessa. Li abbiamo alimentati colazione, pranzo e cena con una dieta ricca di fibre, tipo mediterranea, quindi mangiavano un sacco di cereali integrali, legumi, verdure, carne una volta a settimana, pesce, e fornivamo noi le calorie e il cibo, e avevo chiesto alle mie dietiste di mantenere il peso costante. Io volevo che il peso all'inizio dello studio e dopo 2 mesi di questo intervento nel gruppo di intervento, perché poi c'era il gruppo di controllo, pesassero uguale. Cioè, se pesavano 80 kg all'inizio dello studio, dovevano pesare 80 kg alla fine dello studio. La cosa sorprendente che abbiamo visto è che queste persone, quando iniziavano a mangiare questa dieta a volontà, perdevano peso. E quindi abbiamo dovuto fare una sovralimentazione di 250 calorie in media per mantenere il peso costante. Quindi questo studio dimostra che già sostituire cibi raffinati e processati con cibi integrali ricchi di fibre già ci aiuta a perdere peso. Un'altra regola che potete usare è quella di fermarvi, di lasciare il tavolo prima di essere completamente sazi, no? Spesso la gente mangia tutto perché dice non voglio lasciare nel piatto qualcosa. In realtà, vedete, questa è una regola confuciana, Hara Hachi Bumi, che dice fermati quando sei pieno all'80%. In questa maniera già fai una restrizione calorica del 20% all'incirca, se l'applicassimo. L'altra che stiamo studiando è quella del digiuno intermittente. Sappiamo che nei modelli animali, tipo nei topolini, se noi alimentiamo un giorno sì o un giorno no gli animali, questi vivono più a lungo e hanno meno malattie. I meccanismi sono complessi, non ho tempo di spiegarveli, stiamo ancora studiando, però vedete, questo qua è uno studio che abbiamo appena finito negli Stati Uniti, nel mio gruppo di ricerca, in cui abbiamo alimentato queste persone con un digiuno intermittente 2 o 3 volte a settimana. Dovevano digiunare, non era un digiuno di solo acqua, ho disegnato un digiuno a base di vegetali, potevano mangiare verdure cotte e crude a volontà, non patate naturalmente, con un cucchiaio d'olio d'oliva extravergine. Tenete conto che un cucchiaio sono 120 calorie, quindi 2 cucchiai sono 240 calorie. Però in questa maniera non dovevano pesare le calorie, non dovevano pesare niente, potevano mangiare verdure cotte e crude a colazione, a pranzo e cena, 2 giorni alla settimana non consecutivi, e i risultati è che le persone hanno perso un sacco di peso. Alcune hanno perso anche 25 kg in 6 mesi facendo digiuno 2 volte a settimana in questa maniera, perché su base settimanale, se calcolate 500 calorie al giorno invece del 2500, sono 2000 calorie di deficit, moltiplicato per 2 sono 4000, e su base settimanale è una restrizione calorica del 23%. I dati che abbiamo è che molti, ma non tutti, dei marcatori metabolici come il colesterolo è diminuito, il trigliceridi, altri non sono diminuiti, lo stiamo ancora studiando e forse poi vi spiego il perché non vediamo un effetto così chiaro e bello in termini metabolico come con la restrizione calorica, in cui modifichiamo anche la qualità, non soltanto il digiuno. Però è una metodica che ci può aiutare a perdere peso. Tipo, domani ho una festa di compleanno, ho una festa con gli amici, so che mangerò di più, il giorno dopo posso compensare facendo un giorno di digiuno a base di vegetali. Quindi è un trucco ulteriore che ci può aiutare. L'altra cosa che stiamo studiando, molto interessante, è il concetto del time-restricted feeding. Ci dicono che bisogna mangiare tanti pasti, tanti piccoli pasti, 5-6 volte al giorno. Quello che stiamo studiando è che questo non è corretto, perché vediamo ad esempio nei modelli animali
che se noi prendiamo i topolini e invece di avere libero accesso al cibo tutto il giorno, perché tipicamente il topolino ha sempre il cibo nella mangiatoia e può mangiare quando vuole, se noi invece gli diamo da mangiare soltanto per 12 ore, non per 24 ore, questi topolini sono più magri, hanno una migliore glicemia, meno infiammazione, meno deposito di grasso a livello epatico. E quello che sta venendo fuori fondamentalmente è che questa restrizione della finestra temporale potrebbe essere un'altra strategia. Nell'uomo ancora non abbiamo fatto gli esperimenti, però potenzialmente uno potrebbe mangiare la maggior parte delle calorie in 8 ore, massimo 10 ore, poi fare una cena leggerissima a base di verdure, e questa potrebbe essere un'altra strategia per controllare l'introito calorico. Okay? Quindi sono diverse cose che stiamo studiando che potrebbero essere applicate e personalizzate. Passiamo a un altro concetto che è, ok, ma posso mangiare quello che voglio poi negli altri giorni in cui non faccio digiuno, o se faccio restrizione calorica posso mangiare metà pacchetto di patatine fritte, metà hamburger, metà bevanda zuccherata? La risposta chiaramente è no, perché quella sarebbe restrizione calorica con malnutrizione, perché noi abbiamo bisogno di tutti i nutrienti, di tutte le vitamine, sali, minerali per essere sani. Quindi questo non è la risposta. E velocemente qui vi faccio vedere delle cose. E in parte la dieta mediterranea aveva questi concetti, nel senso che sappiamo, ad esempio, come dicevo, che questo è il paper di Ansel Keys del 54, quando arrivò a Napoli e descrisse cosa mangiavano i napoletani. Vedete che lui diceva che carne, pesce, latte, formaggio e uova erano cibi di lusso, e la maggior parte delle calorie venivano da pasta e pane fatti in casa e vegetali locali. Zucchero e patate erano mangiate in piccolissime quantità e il burro non veniva mai usato, si usava l'olio extravergine di oliva. Frutta e piccolissime quantità di formaggio erano mangiate regolarmente. Questa era la dieta mediterranea tradizionale degli anni 50, associata praticamente ha un bassissimo, quasi nullo rischio di infarto del miocardio, cosa che non è più a Napoli. Al giorno d'oggi a Napoli il rischio di infarto è alto quanto in America, perché sono cambiati gli stili di vita. Da questo siamo passati sempre di più verso questo, ok? Ci siamo fatti influenzare dai paesi occidentali del Nord Europa, del Nord America, e sappiamo, vedete, da studi epidemiologici che chi segue di più l'età mediterranea ha un rischio di mortalità del 50% più basso. Questi qua sono studi epidemiologici, ma questi invece sono studi di intervento, cioè sono studi randomizzati. Questo qua è il famoso Lyon Diet Heart Study, in cui hanno randomizzato persone che avevano avuto un infarto alla dieta mediterranea, a una dieta dell'American Heart Association, quindi dei cardiologi. E quello che si era visto praticamente è che già dopo pochi mesi c'era un rischio talmente più basso di reinfarto in quelli che avevano fatto la dieta mediterranea, che hanno dovuto bloccare lo studio prima del termine, perché era anetico continuare ad andare avanti con lo studio. Questo per farvi vedere la potenza del cambiamento della qualità della dieta nel rischio di reinfarto in uno studio clinico randomizzato pubblicato su Circulation. Questo qua è un altro studio recente sul New England, pubblicato dal gruppo spagnolo, che fa vedere che nella prevenzione primaria, cioè persone che ancora non avevano avuto l'infarto ma che erano ad alto rischio metabolico, quelli che mangiavano dieta mediterranea avevano un rischio del 30% più basso di fare un evento cardiaco. Quindi, di nuovo, studio randomizzato clinico molto forte, non è epidemiologico. Quindi sicuramente cambiare la qualità della dieta in quei sensi ha un effetto preventivo importante sulle malattie cardiovascolari. I meccanismi sono parecchi. In questo review article che ho scritto nel 2017 racconto un pochettino tutti i vari parametri che pensiamo essere spiegare i benefici della dieta mediterranea. Non ho il tempo di entrare nel dettaglio di tutti, però per farvi vedere due cose al volo. Una dieta ricca di prodotti di origine animale è ricca di acidi grassi saturi, e sappiamo che gli acidi grassi saturi aumentano i livelli di colesterolo LDL, che è uno dei principali fattori di rischio cardiovascolare. L'altra cosa che sappiamo è che una dieta iperproteica, ricca di proteine, soprattutto di proteine animali, accorcia la durata della vita nel modello sperimentale. Questo è uno studio di un collega di Sydney, Steve Simpson, e questo è un altro, questo invece è uno studio sugli uomini per farvi vedere
l'importanza, e qui voglio fare una precisazione, vanno di moda al giorno d'oggi queste diete iperproteiche, ormai la Duncan, la tisanoreica, la Atkin, la Paleo più recentemente, vanno di moda, la fettina di carne, di pesce con un po' di verdurina, i carboidrati fanno male. Ok, allora questo qua è uno studio clinico di una mia collega, si chiama Bettina Mittendorfer, un'esperta mondiale di insulinosensibilità. Cosa ha fatto? Ha preso delle donne obese, ok, e le ha randomizzate, cioè divise in maniera random, metà dovevano perdere peso, il 10% del peso su una dieta iperproteica, 1,3 grammi di proteine per chilogrammo di peso corporeo, l'altra metà doveva perdere lo stesso peso, 10%, con una dieta normoproteica, 0,8 grammi per chilogrammo di peso corporeo. Chiaramente tutte e due hanno perso lo stesso peso, lo stesso grasso viscerale misurato con la risonanza, lo stesso grasso epatico con la risonanza, ma quando abbiamo fatto il clamp euglicemico iperinsulinemico, che è il gold standard per misurare l'insulinosensibilità, quello che vediamo, scusate qui, quello che vediamo è che le donne che hanno perso peso con la 0,8 grammi con la normoproteica hanno avuto un miglioramento importante dell'insulinosensibilità e quindi del rischio di diabete. Le donne che hanno perso peso, lo stesso grasso viscerale con la 1,3 con la iperproteica hanno avuto zero miglioramento dell'insulinosensibilità. Questo studio insieme a un altro studio è fondamentale perché ci dice innanzitutto che una caloria non è una caloria dal punto di vista metabolico, cioè perdi lo stesso peso ma non hai nessun miglioramento dell'insulinosensibilità e quindi nessuna inibizione di quella via che vi raccontavo, vi ricordate FOXO, e quindi autofagia, DNA, quindi hai perso peso, hai perso grasso viscerale ma non hai nessun miglioramento metabolico. Quindi queste diete iperproteiche, anche se vi fanno perdere peso, e poi sappiamo che vi fanno perdere peso nei primi 3 mesi, ma a 6 mesi e un anno non c'è nessuna differenza con le altre diete, non vi garantiscono i benefici metabolici. Quindi il messaggio: state lontano da queste diete iperproteiche perché vi fanno male. L'altro concetto è che sappiamo che la dieta influenza i tipi di batteri e la funzione dei batteri che vivono nel nostro intestino. Ci sono 3 miliardi di batteri che vivono nel nostro intestino e quello che abbiamo visto in questo paper che abbiamo pubblicato su Science insieme a Jeffrey Gordon è che le proteine e le fibre sono due dei nutrienti più importanti nel regolare la funzione dei batteri che vivono nel nostro intestino. Due esempi al volo. Se mangiamo una dieta iperproteica ricca di carnitina, ad esempio, questa carnitina viene trasformata dai batteri intestinali in un metabolite che si chiama TMAO, che è proaterogeno. In New England Journal of Medicine paper si è visto che chi ha dei livelli più elevati di TMAO, che appunto è un metabolita dell'L-carnitina, ha un rischio di infarto che è del 20% più alto. L'altra cosa che abbiamo visto è che a parità di fitocomposti quello che mangiamo va a influenzare la risposta delle vitamine, dei fitocomposti, in questo caso del turmeric, che è uno dei componenti tipici della curcumina che usiamo nel curry per il riso, e che quindi il tipo di nutrizione che abbiamo in passato influenza la risposta a diversi fitocomposti. Questo è un paper pubblicato su Cell nel 2015 e questo è più recente, pubblicato l'anno scorso su Cell Host Microbiome con Jeffrey Gordon, la risposta alla restrizione calorica. Cioè se noi prendiamo due persone e gli facciamo fare la stessa restrizione calorica, i tipi di batteri che hanno nell'intestino, che dipende da quello che hanno mangiato prima, influenza la risposta metabolica alla restrizione calorica. Cioè capite che bello, però anche che sofisticato è l'interazione tra diversi nutrienti. Cioè il discorso mangia meno, fa più attività fisica, è un messaggio troppo grossolano, è molto più sofisticato e molto più bello. E vabbè, qui riassumo in un review article su Cell tutti questi concetti, se qualcuno è interessato mi manda un'email che glielo mando. Passiamo all'altro messaggio, pilastro alimentazione è finito, parliamo velocemente di perché dobbiamo fare attività fisica, ok? Noi ci siamo evoluti per milioni di anni con questo tipo di environment in cui c'era da fare tantissima attività fisica, ok? E solo recentemente siamo arrivati a questi livelli, no, di completa sedentarietà, che sappiamo essere non fisiologica dal punto di vista evoluzionistico,
E sappiamo da studi epidemiologici che chi fa attività fisica ha un rischio minore di morire, di ammalarsi per diverse patologie. Altro concetto importantissimo, questo è uno studio pubblicato su Anna Internal Medicine nel 2015, anche se facciamo attività fisica regolarmente, tipo andiamo in palestra 3 volte a settimana o andiamo a corte 1 volta a settimana, non è sufficiente. Si è visto che le persone che stanno tante ore sedute davanti al computer hanno un rischio di patologie croniche che è indipendente. Quindi il consiglio, il messaggio è: ogni ora, ora e mezza, alzatevi, andate a trovare un collega, fate le scale, non state per ore seduti davanti a un computer o su una scrivania, cercate di muovervi durante la giornata, ok? Allora, parliamo velocemente dei tre tipi di attività fisica. C'è l'attività fisica di tipo aerobico, quindi camminare, correre, bicicletta, nuotare, in cui si usano i grossi muscoli, e sappiamo che se noi facciamo attività fisica di tipo aerobico regolare possiamo perdere peso. Questo qua è uno studio che abbiamo fatto noi a Washington University con John Holosy, e abbiamo visto che dopo 12 mesi di attività fisica aerobica regolare tutti i giorni le persone hanno perso, vedete, grasso viscerale e grasso sottocutaneo. Questa è la risonanza prima e dopo 12 mesi, vedete, quando hanno perso il peso e il grasso. E sapete perché? Qual è il meccanismo che spiega, secondo voi, perché quando si fa attività fisica si perde peso? Cosa succede? C'è qualcuno che vuole provare a rispondere? Ma perché? Cos'è che aumenta? Il metabolismo va bene, ma perché così che aumenta il metabolismo? Cosa succede? Perché bruciamo più calorie e perdiamo peso quando facciamo attività fisica? C'è un meccanismo molecolare. Cos'è che succede quando io vado a correre e faccio attività fisica nel mio muscolo? Si moltiplicano i mitocondri. Aumentano i mitocondri, esatto. Questo l'ha dimostrato negli anni 60 il mio ex mentor John Holosy, ha vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Sydney per queste scoperte ed altre scoperte. E lui ha dimostrato praticamente che bastano 7 giorni di attività fisica aerobica per aumentare il numero di mitocondri. I mitocondri sono questi organelli che trasformano ossigeno, lipidi, proteine, carboidrati in ATP. L'ATP è la molecola che fa contrarre il muscolo, ok? Quindi aumentiamo il numero di mitocondri, perché giusto, se io divento più fit devo avere più mitocondri per poter fare più attività fisica in maniera più intensa. E cosa succede dal punto di vista pratico? Che un atleta sotto sforzo consuma 5 litri di ossigeno al minuto. L'ossigeno è come nel motore a scoppio, l'ossigeno è fondamentale per poter avere la combustione della benzina. Nell'organismo, nel mitocondro, l'ossigeno è fondamentale per poter trasformare i substrati, i lipidi, i carboidrati in ATP, ok? Quindi più ossigeno consumo, più sono efficiente nel bruciare substrati. Vedete, un atleta consuma 5 litri al minuto, mentre una persona sedentaria ne consuma soltanto 1,6 litri al minuto, il che significa che un atleta in un'ora brucia 1100 calorie, una persona sedentaria nella stessa ora ne brucia 360, un terzo. La cosa bella è che se noi prendiamo una persona sedentaria e la alleniamo per un paio di mesi, può passare da 1,6 litri al minuto a 2,6 litri al minuto, il che significa che nello stesso tempo, nella stessa ora, invece di bruciare 360, ne brucia 600. Cosa significa? Che diventiamo sempre più efficienti. Quindi se all'inizio vediamo che non abbiamo un effetto importante, non perdiamo peso, se ci alleniamo man mano che aumentano i mitocondri diventiamo più efficienti nel bruciare. Quindi non scoraggiatevi, iniziate, costruite la massa muscolare, costruite i mitocondri, e poi avete bisogno sempre di meno tempo per poter avere l'effetto del bruciare il grasso invece che in 20 giorni un chilo di grasso, in 12 giorni, ok? L'altra cosa che sappiamo, vedete, che man mano che è importante anche la durata dell'attività fisica, perché vedete praticamente che all'inizio dell'attività fisica bruciamo prevalentemente carboidrati, glicogeno muscolare, e poi quando arriviamo sulle 2 ore iniziamo a bruciare grasso. L'altra cosa è che per bruciare grasso preferenzialmente dobbiamo lavorare a una bassa intensità, non dobbiamo lavorare tanto a una frequenza cardiaca altissima, perché lì bruciamo carboidrati. Se invece lavoriamo al 40-60% della frequenza cardiaca massima, bruciamo prevalentemente grasso, ok? L'altra cosa che John Holosy e altri hanno dimostrato, e poi l'abbiamo ripetuto in alcuni studi che abbiamo pubblicato recentemente, è che chi fa attività fisica ha dei livelli più alti di HDL, aumenta con l'attività fisica il colesterolo buono. Quindi se volete aumentare il colesterolo buono, l'attività fisica è un ottimo intervento. Si abbassano i trigliceridi, si abbassa la pressione arteriosa,
e si abbassa l'infiammazione e altri ormoni che predispongono ad alcuni tumori tipo mammella, colon e via dicendo. Un altro effetto potentissimo dell'attività fisica, che forse è più potente della restrizione calorica, è l'effetto antidiabetico. Guardate, 7 giorni, questo è uno studio sempre di Hollowsey, 7 giorni di attività fisica in pazienti con un iniziale diabete tipo secondo, vedete cosa succede nella glicemia dopo un carico di glucosio. Si abbassa in maniera importante la glicemia e si abbassa in maniera importante l'insulinemia, che è un fattore di rischio per cancro. Bastano 7 giorni di attività fisica per avere questo effetto. Il meccanismo molecolare, sapete qual è? È duplice. Da una parte l'attività fisica riduce il grasso viscerale, però quello è un effetto cronico. L'altro è che dopo mezz'ora di attività fisica, praticamente nelle nostre cellule muscolari c'è un trasportatore, che è quello che fa entrare il glucosio nelle cellule, che si chiama GLUT4. Questa molecola che si trova nel citoplasma, in risposta all'insulina o in risposta all'attività fisica, dal citoplasma passa in membrana, vedete, e fa entrare il glucosio nelle cellule per essere bruciato e trasformato in ATP. Cioè, quello che vi sto dicendo fondamentalmente è che quando facciamo attività fisica abbiamo un effetto acuto ipoglicemico di abbassare la glicemia, che è mediato dall'esercizio fisico. La cosa importante che dovete ricordarvi, ed è questo il meccanismo per cui dovete fare attività fisica meglio tutti i giorni, ma almeno un giorno sì e un giorno no, è che dopo 24-48 ore che non facciamo attività fisica, anche se siamo dei super atleti, perdiamo questo effetto benefico. Il GLUT4 torna in citoplasma e non fa più entrare il glucosio nelle cellule con la stessa intensità. Vedete, questo qua è uno studio di Hollowsey, ha preso degli atleti professionisti, gli ha chiesto di smettere di fare attività fisica per 10 giorni, e solo dopo 10 giorni c'è stato un peggioramento della glicemia dopo un carico di glucosio e un peggioramento dell'insulinemia. 10 giorni di detraining in atleti super, super allenati e super magri. Questo per farvi capire quanto è importante fare attività fisica regolarmente, non una volta al mese, una volta a settimana, almeno un giorno sì e un giorno no, per non perdere il beneficio del GLUT4 sulla salute. L'altra cosa al volo che sappiamo fa l'attività fisica è quella di ha un effetto positivo sulla psicologia, cioè siamo più felici quando facciamo attività fisica, dopo che siamo allenati. Naturalmente all'inizio è doloroso quando uno non è allenato a fare attività fisica, ma poi col tempo, tutti lo sanno, fare attività fisica è piacevole, e stiamo scoprendo il motivo perché, vedete, questo qua è un paper su cell metabolism. Guardate che fantastico è il nostro organismo. Io vado a correre, il muscolo attivato produce una molecola che si chiama catepsina B, che viene rilasciata dal muscolo, va al cervello e stimola la produzione di questo ormone che si chiama BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, che è importantissimo per stimolare la plasticità del cervello e per migliorare la funzione cognitiva. Cioè, io faccio attività fisica, il muscolo produce una sostanza che va al cervello e ne stimola la capacità cognitiva e plastica, e quindi imparo di più e memorizzo di più. Quindi per i bambini, per esempio, è fondamentale fargli fare attività fisica regolare, e sappiamo i meccanismi molecolari chiari, scientifici, pubblicati in riviste di altissimo impact factor. Altro messaggio importante, poi su questo ho finito, l'idea che io mangio quello che voglio e poi brucio facendo attività fisica è scorretto. La nutrizione è importante, io non posso avere una macchina da Formula 1 fatta di materiali scadenti. Quindi attività fisica e nutrizione devono andare di pari passo. L'idea che io poi mangio quello che voglio perché ieri ho fatto 4 ore di corsa di bicicletta è scorretto. L'altra attività fisica importante al volo è quella di resistenza, la pesistica. Perché? Perché man mano che invecchiamo perdiamo massa muscolare. Questo tutti. È un processo purtroppo fisiologico dell'invecchiamento. E quando perdiamo troppa massa muscolare, quello che rischiamo è di diventare frail, cioè di diventare fragili. Abbiamo bisogno di aiuto per fare qualsiasi cosa. E questo chiaramente nessuno di noi vuole arrivare a 70-80 anni in cui non riesce neanche più a camminare, a lasciarsi le scarpe, a alzare una valigia, una borsa della spesa. Per aiutare a prevenire questo è importante fare attività fisica di tipo di resistenza, perché sappiamo che aumenta la massa muscolare, previene la osteoporosi, perché più massa muscolare più effetto trofico sull'osso, quindi è importante per quello, e poi aumenta anche il metabolismo basale, quindi ci aiuta a perdere peso
quando facciamo attività fisica aerobica. Alcuni esercizi si possono fare a casa, non dobbiamo farli per forza in palestra. Molti di questi esercizi, su questo libro che ho scritto, La Grande Via, spiego un po' di questi esercizi. Io ad esempio li faccio al lavoro, ogni ora e mezza faccio alcuni di questi esercizi, e paradossalmente ho più massa muscolare adesso di quando andavo in palestra due volte a settimana e facevo un'ora e mezza, perché se lo fai 4, 5, 6 volte al giorno e basta una sessione, è migliore che farlo due volte a settimana concentrato. L'altro, l'attività fisica di flessibilità, che molti pensano che non sia importante, cioè avere un corpo equilibrato, elastico, bilanciato, è fondamentale, perché una cattiva postura ha degli effetti spaventosi sulla salute nel tempo. Cioè, se io ad esempio adesso inizio a essere gobbo perché non ho una bella postura, cosa succede? Innanzitutto non riesco a respirare profondamente. Provate a respirare, è impossibile riempire i polmoni se non sono in una postura aperta, così non ce la faccio. L'altra cosa che succede, devo inarcare il collo, perché se io sono gobbo, per poter guardare, non andare a sbattere contro una porta, devo per forza inarcare il collo. Questo mi causa una cervicalgia cronica che nel tempo diventa veramente un problema che richiede antidolorifici. Altero tutte le altre articolazioni, perché se cammino così comunque la schiena, le anche, le ginocchia vengono alterate, quindi ci sono dei problemi importanti di dolore cronico e persistente, che è un 50% delle patologie nelle cliniche del dolore sono legate al mal di schiena, mal di collo, via dicendo. E l'altro è comunque anche un aspetto psicologico, insomma una persona che viene da voi e l'ha trovata un po' storta, vi dà un aspetto diverso di una persona che quando parla si presenta con un corpo bilanciato, ben distribuito nello spazio. Ci sono diverse tecniche per poter migliorare la flessibilità, una ad esempio è il Tai Chi Chuan. Ci sono studi clinici che fanno vedere che le persone che fanno Tai Chi Chuan hanno un rischio minore di caduta, perché hanno più equilibrio, e la caduta nelle persone anziane aumenta il rischio di frattura del femore, che nelle persone anziane al 50% muore quando si frattura il femore. Quindi questo è l'altro, lo yoga. Sappiamo che alcune di queste tecniche ci aiutano a mantenere il corpo flessibile, ce ne sono tante altre, ma ne dicono alcune. Ci sono degli studi clinici randomizzati che fanno vedere che le persone che fanno ad esempio yoga hanno meno dolore alla schiena, sono più flessibili e hanno anche delle cose positive dal punto di vista psicologico. Un'altra cosa interessante per vedere, insomma, come a volte la scienza, cioè la tradizione, va a scoprire delle cose interessanti, si è visto, no, durante lo yoga c'è questo pranayama. Il pranayama è un tipo di respirazione in cui io rallento la frequenza respiratoria. Tipicamente noi adesso respiriamo tra i 12 e i 17 respiri al minuto, ok? Se noi volontariamente riduciamo la frequenza respiratoria a 5-6 respiri al minuto, abbiamo visto in studi scientifici pubblicati su riviste importantissime, Nature, Hypertension, Circulation, che innanzitutto inibiamo l'infiammazione, perché quando respiriamo lentamente attiviamo il sistema vagale parasimpatico, e sappiamo che il trasmettitore del sistema vagale è l'acetilcolina. L'acetilcolina si lega sul recettore dei macrofagi e inibisce l'infiammazione, pubblicato su Nature. Poi abbassiamo la pressione e inibiamo la aritmogenesi, cioè abbiamo meno rischio di aritmie facendo queste tecniche respiratorie. Quindi vedete come ci sono delle cose veramente interessanti che stiamo scoprendo, che possono essere fatte semplicemente a casa senza dover andare da nessuno. Terzo argomento, training cognitivo. Quello che stiamo scoprendo, pubblicato appunto su riviste importanti, è che il cervello è come un muscolo, è un organo che se lo esercitiamo diventa più ipertrofico e siamo in grado di aumentare la nostra memoria e di ridurre il decadimento cognitivo, perché quello che succede man mano che invecchiamo fondamentalmente è che non utilizziamo alcune parti del cervello e quindi le sinapsi, le reti sinaptiche diventano ipotrofiche. Voi sapete perché ci ricordiamo, perché vi ricordate quello che io vi sto dicendo? Non è che creiamo nuovi neuroni, quello che succede è che i nostri neuroni creano delle sinapsi, delle nuove reti sinaptiche dove memorizzate quello che io vi sto insegnando.
E quindi quello che stiamo scoprendo è che è fondamentale anche nelle persone anziane continuare a fare nuove attività. Una delle componenti, secondo me, in un programma, a parte l'attività fisica e la nutrizione, è quella di coinvolgere le persone, anche quando diventano anziane, a continuare a imparare nuove cose, nuove task, imparare a suonare il pianoforte. Non devi diventare Mozart, però soltanto il fatto che una persona si metta lì a imparare un pezzo musicale significa che devi usare le componenti del cervello per la coordinazione motoria, il suono, la vista. E questo stimola l'area del cervello e ne inibisce l'atrofia. Ci sono studi pubblicati appunto su riviste importanti che fanno vedere che un training cognitivo di diverso tipo, scultura, musica, leggere, imparare una nuova lingua, è fondamentale per rallentare il decadimento cognitivo, che sarà uno dei problemi più gravi che dovrà affrontare la nostra società. È previsto un aumento del 300% dei casi di Alzheimer. Voi avete conto cosa significa avere un genitore con l'Alzheimer in casa? È un disastro. Se non siete super ricchi e potete permettervi una badante 24 ore su 24, avere un genitore con l'Alzheimer a casa è una piaga tremenda. E sappiamo che siccome la popolazione sta invecchiando e sta invecchiando non in salute, l'aumento del cognitive impairment e dei casi di demenza andranno aumentando. Un'altra cosa che dobbiamo imparare, secondo me, perché poi la domanda è: ma come mai, malgrado molte persone sanno che fumare fa male, non fare attività fisica fa male, mangiare certi cibi fa male, le persone continuano a farlo? Probabilmente questo è legato al fatto che le persone sono distratte, non sono presenti, no? Vivono in un mondo parallelo, non si rendono conto che invece bisogna porre attenzione alle cose che facciamo. E questo è il concetto della mindfulness, che ha anche a che fare col fatto che nei paesi occidentali c'è un aumento spropositato di patologie su base psichiatrica, dall'ansietà, alla depressione, attacchi di panico, insonnia, stanno diventando epidemiche. Negli Stati Uniti, ad esempio, mi sembra che un 30% delle persone assume antidepressivi. E sempre più persone nel mondo occidentale hanno problemi di diverso grado di malessere psicologico, e questo mindfulness viene usato. Ad esempio, c'è un laboratorio, c'è un intero centro a Harvard dove praticamente usano la mindfulness come trattamento per alcune di queste patologie con successo. Tra il resto, ci sono anche problemi legati allo stress lavorativo che causano vari problemi che potrebbero essere in maniera trattati in parte con questo procedimento. E la mindfulness praticamente non è altro che essere attenti, essere presenti, vivere nel presente. Spesso no, pensiamo al futuro, al passato e non viviamo nel presente, ci perdiamo delle cose importanti della vita. E non siamo aperti mentalmente perché ci dimentichiamo delle cose, perché non viviamo. Pensate che negli Stati Uniti anche mio figlio fanno 2 volte a settimana mezz'ora di mindfulness ai bambini, e alcuni studi hanno fatto vedere praticamente che i bambini che partecipano a queste sessioni di mindfulness sono meno selfish, meno aggressivi e sono più compassionevoli. Sappiamo appunto che le persone, sono diversi studi, fanno vedere che ad esempio la mindfulness, della meditazione fondamentalmente, aiuta le persone ad avere una maggiore autostima, a essere meno ansiosi, meno nevrotici. E in questo studio pubblicato su PNS, ad esempio, c'è meno stress, meno conflitto, meno ansietà, meno depressione, meno fatica, insomma. Quindi ci sono diversi studi pubblicati sulle buone riviste che dimostrano che questo potrebbe essere una metodica che dovrebbe essere implementata nella pratica clinica, e invece non se la fa, non si fa. Altri studi fanno vedere, ad esempio, che la mindfulness ci può aiutare a migliorare la qualità del sonno, che è un problema grave, sempre più grave. Molte persone soffrono di insonnia. Questo studio su PNS aumenta la plasticità del cervello, quindi la capacità di memoria e di processare dati e di immagazzinare dati. In ogni caso, sappiamo che la mindfulness ci può aiutare a rivedere il mondo in una maniera diversa, a essere più capaci di introspezione, di self-awareness, capaci di controllarci, di controllare le emozioni, e
e di avere una migliore intelligenza emotiva, intuitiva e creativa. Faccio un esempio, c'è Steve Jobs, che tutti sapete chi è, diceva fondamentalmente che le persone creative, le persone che riescono come lui a creare qualcosa di nuovo, non è che si inventano qualcosa di nuovo, lui diceva che sono capace di unire i dots, cioè lui diceva io sapevo che c'erano tutti questi punti, quello che ho fatto è di metterli insieme e ho creato qualcosa di innovativo, ok? Lui diceva le persone invece che non sono attente, che non vivono nel presente, si perdono questi dots. Cioè se io in questo momento ad esempio sono a casa con i miei figli e invece di parlare con i miei figli, di essere attento, di dedicare del tempo ai miei figli, alla mia compagna, al mio compagno, penso ah ma domani devo fare questo, domani devo fare quest'altro, o mi lancio sui socials, perdo un sacco di cose importanti, un sacco di informazioni importanti che non entrano nella mia memoria, perché le perdo. Se io invece di camminare in un bosco e osservare i fiorellini, questo o quest'altro, sono lì che penso, ma domani devo vedere l'assicurazione, questo o quest'altro, mi perdo un sacco di colori, di emozioni, che poi possono essere utilizzate per avere quel salto quantico che mi permette nel mio lavoro di fare un'intuizione, un qualcosa di creativo. Cioè capite perché è importante? È importante perché ci permette di vivere nel presente e acquisire un sacco di informazioni che vengono depositate, che poi vengono, emergono quando servirà. Se invece viviamo distratti, saremo distratti nel fatto che, perché no, continueremo a fumare, a non fare attività fisica, a mangiare male, perché siamo distratti, non siamo presenti, non viviamo nel presente. Altra cosa importante, ho quasi finito, è le relazioni sociali. Dobbiamo, un'altra componente importante che dobbiamo riportare al centro delle nostre società è questa unione sociale. Sappiamo che le persone che sono socialmente isolate sono meno sane, hanno una più alta mortalità. Pensate che il rischio di morte raddoppia negli uomini e triplica nelle donne nel primo mese dopo che muore il compagno. Pensate, questo è un circulation del 99. Pensate quanto è importante i rapporti familiari e sociali. E le persone comunque che hanno una fitta rete di rapporti di amici e sociali hanno un migliore sistema immunitario, una migliore infiammazione e sono più sane delle persone isolate. Siamo arrivati alla fine, conclusioni. Questo è un lavoro che mi hanno appena accettato su Nature Review Cardiology e in questa figura ho un po' riassunto quello che è il mio punto di vista. Vedete, ci sono quattro grosse categorie: lo stress mentale, tutti i disturbi psicologici, lo stile di vita sedentario, un eccessivo introito calorico e una dieta squilibrata, vanno praticamente a impattare diverse pathway metaboliche importantissime per la salute. Quindi lo stress mentale va a attivare il sistema simpatico e adrenergico, che insieme al stile sedentario e all'eccessivo introito calorico causa obesità addominale, che a catena causa insulinoresistenza, infiammazione e diabete. Questi insieme alle stili di vita alla dieta squilibrata causa dislipidemia, ipertensione e stress ossidativo, che vanno a aumentare il rischio di nefropatia diabetica. La principale causa di nefropatia nei reparti di nefropatia è quella diabetica tipo secondo. Questi praticamente vanno a impattare il rischio di cancro attraverso meccanismi metabolici, il rischio di coronaropatia, stroke, demenza, soprattutto vascolare, ma probabilmente anche su base di Alzheimer, il fumo. Tutte queste qua sono le principali patologie, il 70% delle patologie dei nostri ospedali praticamente sono queste che ho elencato qui e hanno a che fare con degli scorretti stili di vita. Certo, la genetica è importante, ma probabilmente è il 30%. Il 70% è l'ambiente. E se noi modifichiamo questi fattori avremo un effetto pazzesco nella prevenzione delle patologie e nel ridurre i costi sanitari. Perché, parliamoci chiaro, al giorno d'oggi in Italia c'è il 21% di ultra 65 anni, previsto 34% nei prossimi 15 anni. Quindi fra 15 anni in Italia una persona su tre avrà più di 65 anni. Dati che abbiamo appena, li stiamo pubblicando con Vincenzo Attella di Tor Vergata su 1 milione di pazienti, di medici di base
che partecipano a questo studio inseriscono i dati in maniera elettronica, quindi non sono self-reported ma sono inseriti. Di questi ultra 65 anni al giorno d'oggi in Italia, il 90% ha almeno una malattia cronica e il 65% ha due o più patologie croniche. Quindi quello che stiamo vedendo è che c'è un'epidemia di invecchiamento, ma non in salute, il che significa che l'SSN è insostenibile. Quindi il futuro, almeno che non mettiamo in atto alcune delle cose che vi ho raccontato, sarà che probabilmente le liste d'attesa per non è che cancelleranno, una lista d'attesa per una cura invece di essere, non so, di 6 mesi sarà 3 anni. Quindi se hai soldi vai in clinica privata, te la fai subito, se non hai soldi aspetti. Pensate per esempio che dopo 20 anni di diabete tipo secondo, che è una patologia strettamente correlata alla circonferenza vita, il 40% sviluppa nefropatia diabetica e quindi avrà bisogno di dialisi. Il costo di un letto di dialisi è enorme. Quindi fondamentalmente, secondo me, si arriverà a un punto in cui si dirà sopra i 60 anni niente dialisi, a meno che non sei ricco, perché non ce lo possiamo permettere. E perché? Perché, voglio dire, sempre più bambini diventano obesi giovani e quindi svilupperanno il diabete. Quando facevo medicina io, il diabete tipo secondo veniva chiamato diabete dell'adulto. Non è più così, ci sono bambini, ragazzini che hanno il diabete tipo secondo perché sono obesi, non fanno niente, mangiano dolci, dolciumi e schifezze, e quindi fondamentalmente diventano diabetici. Quindi c'è una bomba orologeria che sta scattando in tutti i paesi occidentali, e qui ci serve un programma politico per poter risparmiare miliardi. Tenete conto che soltanto i farmaci cardiovascolari dati AIFA ci costano 4 miliardi di euro all'anno in Italia. 4 miliardi di farmaci cardiovascolari, non parlo degli stent, dei bypass, delle visite cardiologiche. E l'OMS dice che l'80% delle malattie cardiovascolari sono prevenibili. I miei dati dicono che sono il 90-95% delle malattie cardiovascolari. Cioè, vi immaginate quanti miliardi di euro potremmo risparmiare, che potrebbero essere reinvestiti in economia, in sviluppo economico, e noi li bruciamo a trattare persone che per anni hanno avuto uno squilibrio scorretto e poi arrivano in ospedale con delle patologie. Quindi, insomma, quello che volevo dirvi, e ho finito, è che le cose di cui vi ho parlato non hanno solo una rilevanza a voi personale, hanno una rilevanza sociale importantissima e di sostenibilità del nostro sistema sanitario, e hanno una rilevanza importante di un progetto politico di rivisitazione di dove vogliamo andare nei prossimi 15-20 anni come società. Vi ringrazio. Luigi, apriamo la discussione, domande. Non so se abbiamo un microfono. Forse la voce sente. Grazie mille, mi sono molto molto interessante. Ho due domande, una domanda sulla parte dell'alimentazione. Grazie. Dell'alimentazione. Quello che ha detto relativamente alla restrizione calorica e poi a seguito sulla componente anche proteica, diciamo, tutto quel discorso, mi ha fatto pensare che quindi la restrizione calorica, gli effetti positivi siano mediati di più attraverso la riduzione, come dire, proteica della componente da cui è composto la nostra dieta, diciamo. E questa è la domanda, se questo è corretto, come dire, e se quindi come anche raccomandazione più pratica, come quelle che ha presentato sul digiuno intermittente o cose del genere. E sarebbe in quel senso corretto anche appunto dissuadere al consumo di alimenti di origine animale e basarsi soprattutto su quella vegetale, perché è quella come dire, queste diete, diciamo, anche vegetariane, che proprio mancano relativamente, diciamo, di quella componente proteica. La seconda, sull'attività fisica. La raccomandazione dell'OMS sull'attività fisica,
Una volta era quella di praticare attività moderata almeno per 30 minuti, almeno per 5 giorni alla settimana, e quindi accoglieva bene quello che avevi evidenziato anche della necessità della... Questa però è stata modificata successivamente in 150 minuti alla settimana, quindi mi sembra di... noi anche ci siamo chiesti, siamo impegnati nella... raccolta anche di dati, monitoraggio della salute con il sistema Passi qui in Trentino come in Italia, abbiamo dovuto adeguare anche la nostra definizione per calcolare le prevalenze alla nuova definizione, che quindi si allontana questa cosa un po' più regolare e permette anche l'accumulo settimanale, se sa per caso quali sono anche le ragioni per questa modifica. La considerazione finale è più sugli aspetti, diciamo, sociali, perché sappiamo anche che la cattiva alimentazione, sovrappeso, obesità, sedentarietà sono non diffusi in maniera uniforme nella popolazione, ma sono più a rischio le persone che hanno provengono da uno strato sociale più basso, e quindi è collegato anche una questione di giustizia, di equità sociale in questo, che in qualche maniera deve essere fatto proprio da chi promuove salute e sani stili di vita. E a me personalmente capita, ma penso che è un po' comune anche rispetto ai miei colleghi, negli incontri che abbiamo anche con la popolazione, quando si dice tutte le raccomandazioni che bisogna fare, sembra tutto fare, no? Le raccomandazioni sono... Poi è difficile però adeguarsi a questa... Quindi di fronte alla relativa semplicità della raccomandazione c'è poi la vita incasinatissima di tutti i giorni di noi, in cui facciamo fatica a implementare questo, e può creare anche più frustrazione, dice, ma sarebbe così e quindi è colpa tua, non ce la fai, eccetera eccetera. E anche proprio sull'attività fisica, per esempio, mezz'ora o un'ora meglio al giorno, con tutto il lavoro, eccetera, è difficile. E quindi penso che sia anche arrivato il momento in cui noi esperti o impegnati nella salute pubblica, nella sanità pubblica, di avanzare proposte più concrete anche di modifica di quel contesto. Cioè, per esempio, semplicemente la riduzione dell'orario di lavoro come una non più semplicemente una questione sindacale o di rapporti di forza tra parti sociali, ma come una rivendicazione di salute pubblica che permette alle persone di aderire a questa vita salutare. Magari persone come lei, che ha anche, ne sono molto contento, un grande successo anche di pubblico, e con gli ultimi libri che ha pubblicato, anche quello insieme a Berino, che abbiamo molti apprezzato moltissimo, e che potrebbe diventare un po' anche un portavoce rispetto a questo tipo di impostazione. Grazie. Ok, grazie per le domande. Allora, la prima, se ho ben capito, mi chiedevi fondamentalmente cosa ne pensavo sulle diete vegetariane? No. No, perché io posso avere una dieta vegetariana, e io l'ho studiata fondamentalmente negli Stati Uniti, vegetariani o vegani, che poi si mangiano quintalate di zuccheri, farine raffinate, lasagne vegane piene di grassi parzialmente idrogenati, trans, e hanno una salute peggiore di gente onnivora. Quindi insomma questo modo di pensare nero bianco, che piace purtroppo, e vedo insomma colleghi miei insomma che escono vegano questo quest'altro, che vogliono semplificare la realtà non è mai così semplice, no? È come dire, per imparare il pianoforte basta che ti studi queste quattro cose e diventi un pianista. No, non funziona così. Quindi il messaggio è che bisogna mantenersi magri. Quindi il messaggio numero uno è che la circonferenza vita non deve aumentare, o comunque dobbiamo ridurla, perché quel grasso viscerale
ha degli effetti talmente schiaccianti nel confronto di tutto il resto, che anche se io dovessi, non so, prendiamo l'olio dell'extravergine d'oliva, è un alimento sanissimo, no? Però siccome un cucchiaio ha 120 calorie, se io prendo 10 cucchiai d'olio d'oliva sono 1200 calorie. Quindi se negli anni 50, quando Ansel Keys studiò i napoletani, lì c'era un apporto importante all'olio d'oliva, ma la gente lavorava 8-9 giorni nei campi, quindi quel apporto calorico d'olio d'oliva era giustificato da un impegno fisico mostruoso che al giorno d'oggi non c'è più. E quindi se una persona è sedentaria e mi consuma un sacco di olio d'oliva pur contenendo tirosolo, idrossotirosolo, lecantale, molecole fantastiche, gli effetti dell'olecantale e del tirosolo scompaiono quando io divento obeso, perché l'infiammazione e tutti questi fattori pro invecchiamento, pro tumori, sono più importanti di quei fitocomposti. Quindi quello che ho spiegato in questi due libri che ho pubblicato fondamentalmente per le persone è che l'idea di questi cibi funzionali, di questi smart food, è una presa per i fondelli. Cioè il fatto tu fai quello che vuoi, poi ti mangi 20 cibi smart, è una stupidata. Quindi è importante mantenere l'addome piatto, ma farlo però con una dieta sana. E quello che sappiamo è che le proteine, le diete iperproteiche non fanno bene. Del resto 0,8 grammi sono le raccomandazioni dei LARN, non è che sono le mie raccomandazioni. Se voi guardate i LARN, cioè le raccomandazioni dietetiche mondiali, ci dicono che il consumo di proteine dovrebbe essere 0,8 grammi per chilogrammo di peso corporeo, cioè il 10% di calorie da proteine, quando in Italia in media se ne mangia il 13-14%, e adesso con le diete iperproteiche si arriva al 16-17%, quindi più del doppio di quello che viene raccomandato. E noi sappiamo da studi, ad esempio, fatti a Okinawa, che aveva il più alto tasso di centenari al mondo, questi mangiavano il 10% di proteine, di calorie da proteine, e non il 15% come lo mangiamo noi. Quindi quello che stiamo studiando dal punto di vista sperimentale conferma dati empirici e dati che le proteine sono essenziali, vanno mangiate, perché se siamo in deficit proteico ci ammaliamo, ma nel giusto rapporto. Quindi l'idea che più è meglio è sbagliato. Ed è quello che passa in molti, no? Se io sono un atleta, mangio un sacco di proteine, quindi divento... Oppure ci sono persone che dicono io mangio un sacco di proteine perché così aumento la massa muscolare, ma manco per il cavolo. Le proteine, se non fai attività fisica, non vengono incorporate nel muscolo, questo lo sappiamo chiaramente. Quindi insomma è un pochettino più complicato, no? Però dando un ordine di priorità, mantenere l'addome piatto e poi consumare il giusto quantità di proteine, soprattutto di tipo vegetale, però attenzione, perché per esempio la vitamina B12 si trova soltanto nei cibi di origine animale. Quindi se io sono un vegano stretto, dopo qualche anno vado in carenza cronica di vitamina B12, quindi divento anemico e divento neuropatico. La neuropatia da carenza di B12 nel 30% dei pazienti è irreversibile, cioè non la curo più, divento neuropatico a vita. Quindi attenzione quando fate le diete fai da te e siete convinti che la vitamina B12 si trova nella spirulina, in questo o quest'altro, attenzione. Quindi andate da persone competenti quando dovete fare diete drastiche. L'altra domanda è quella dell'attività fisica. Sai, le raccomandazioni sono sempre raccomandazioni per cercare di convincere le persone a fare attività fisica, quindi questi qua sono numeri magici, 150, due volte a settimana, cinque volte a settimana, no? Cioè sono consigli che le varie organizzazioni mondiali cercano di dare alle persone per cercare di convincere di fare un minimo di attività fisica. Infatti alcune di queste raccomandazioni dicono anche poco è meglio di niente, cioè non c'è, basta muoversi, no? Quello che io ho cercato di fare in questa presentazione in maniera sintetica è spiegarvi i meccanismi e spiegarvi il perché fare attività fisica almeno un giorno sì un giorno no è importante per quel fattore che è quello del GLUT4 e quindi della glicemia. Quindi insomma è chiaro che quando lavoriamo è un po' come la pressione, no? Cioè il medico ti dice che la pressione, le nuove linee guida sono che la pressione normale deve essere inferiore a 130-80. Cosa significa? Che se tu hai 128 sei normale e se tu hai 132 sei iperteso? Ma no, c'è un continuum di rischio. Però è chiaro che in medicina devi mettere dei cutoff, altrimenti come fa il povero medico a dare dei criteri anche di,
di prescrizione di un farmaco, devi mettere dei cut-off per forza di cose. Quindi insomma i cut-off vanno presi con intelligenza, sono delle linee guida, dei suggerimenti, però le cose sono un pochettino più complicate, più lineari del cut-off, sì e no, via dicendo. L'ultima domanda era quella dell'aspetto sociale. Sì, sono pienamente d'accordo con te che andrebbero riviste le priorità dello sviluppo di un paese, e andrebbero riviste in base agli sviluppi demografici di un paese e sociali e di salute di un paese. Quello che avevamo studiato, avevamo programmato 40 anni fa, quando appunto 50 anni fa i 65 anni in Italia erano all'incirca, mi sembra, un 10%, non è più valido a quello che sarà fra 15 anni, quindi arriveremo a un terzo. Voi rendetevi conto cosa significa un terzo di ultra 65 anni. Significa che ci sarà una persona in età studentesca, che non lavora, studia, una persona in età lavorativa e una persona in età pensionistica. Spiegatemi come sarà possibile pagare le pensioni a queste persone. Quindi qui ci sono dei problemi gravissimi, ma non è colpa di nessuno. È che la tecnologia, la medicina ha fatto dei cambiamenti pazzeschi, inaspettati in pochissimi anni della struttura demografica dei paesi occidentali, lo sviluppo economico, le diete scorrette hanno fatto l'altra parte, per cui c'è un'epidemia di obesità, di malattie cardiovascolari, di diabete, di cancro di genere, e andrebbero affrontate con intelligenza. Quindi sono d'accordo con te, l'attività fisica è una cosa importante, dovremmo trovare una maniera per incentivare l'attività fisica magari durante il lavoro, perché sappiamo che così facendo magari riduciamo di un'ora il lavoro, però risparmiamo miliardi di spesa sanitaria e di malattie, perché una persona che è malata non può lavorare, quindi oppure lavora in maniera non è così efficiente. E quindi insomma sicuramente andrebbero riviste molte delle policy, no, di come vogliamo che il nostro paese nei prossimi 20-30 anni si sviluppi, quali sono le priorità, senza tener conto che alcune delle cose che facciamo hanno anche un impatto sulla salute ambientale, no? Un esempio così al volo. Voi sapete che il 30% delle polveri sottili in pianura padana sono legate agli allevamenti intensivi? Perché quando quella puzza di ammoniaca che sentiamo in pianura padana, quella è ammoniaca, che è praticamente dovuta alle feci e alle urine di questi animali. Quello a contatto con gli agenti atmosferici si trasforma in PM10, in PM2,5. La mia collega di Brescia, che si chiama Maria Luisa Volta, che è l'ordinario di queste tematiche, ha stimato che circa un 20-30% delle polveri sottili per la padana sono legati a allevamenti intensivi. Quindi da una parte la gente consuma troppa carne, quindi c'è il colesterolo alto, l'iperproteine, via dicendo, che causa un effetto dannoso diretto sulla salute. Dall'altra parte c'è l'effetto indiretto legato alle PM10 che aumentano, e l'effetto indiretto legato al fatto che questi animali producono CO2 e metano, che hanno un effetto serra, e parte di questo global warming, una frazione che è stimata intorno al 25-30%, è legato a questi allevamenti intensivi. E quindi è chiaro che lì c'è da rivisitare, ad esempio, dove vogliamo andare in termini di agricoltura. Vogliamo che tutti i 7 miliardi di persone mangino carne come la mangiamo noi occidentali? Ma è insostenibile dal punto di vista agricolo, dal punto di vista di sostenibilità del pianeta. Sarebbe un disastro, quando sappiamo che invece se noi abbiamo una dieta prevalentemente ma non esclusivamente plant-based, potremmo essere molto più sani, avere un impatto minore sull'ambiente, risparmiare risorse economiche per la sanità che potrebbero essere investite in attività, quella che io chiamo, che potenzino il capitale naturale. Cioè noi dobbiamo pensare che il futuro è quello di creare attività lavorative che valorizzino il capitale naturale, non lo distruggano. Per ora quello che stiamo facendo è di creare economia, però fregandoci delle ripercussioni sull'ambiente. E l'unica cosa di cui mi preoccupo a me è l'ambiente, perché sai, le persone sono persone, alla fine muoiono, tu alla fine decidi che vuoi fumare, fumi,
però l'ambiente inquinato, quello invece ha una latenza di risanamento che è molto più lungo termine di quello che è la salute del singolo cittadino. E quindi insomma c'è un pensiero molto più vasto che andrebbe queste tematiche andrebbero affrontate con una visione molto di più ampio raggio di quello che fanno i nostri politici, non solo in Italia, in tutto il mondo. Ci sarebbero dei risvolti non indifferenti. Il mio punto di vista è che abbiamo le conoscenze al giorno d'oggi per vivere in un mondo fantastico, veramente fantastico. La maggior parte delle patologie croniche degenerative potrebbero essere prevenute o perlomeno rallentate di parecchi anni. Siamo in grado di costruire building che sono praticamente a consumo zero. Ormai ci sono case, mio zio si costruisce una casa che non consuma nulla. Okay? Ce ne sono tante in Alto Adige, c'è i pannelli solari, quello per produrre energia elettrica, la casa non serve nulla di energia, non inquina, anzi produce energia con le rinnovabili. Abbiamo le conoscenze per costruire macchine ormai a elettrico, nel futuro a idrogeno, che non inquinano. Quindi abbiamo delle conoscenze veramente rispetto a 50 anni fa fantastiche, che se fossero incentivate potremmo trasformare un mondo molto più pacifico, molto più giusto, molto più socialmente equo. Sì. Grazie. Una domanda sui batteri, sulla flora batterica, sul microbiota o microbioma, come si chiama adesso. Ecco, e ho come la sensazione che noi sappiamo un pochino sappiamo bene che ha un'importanza fondamentale nella nostra salute, ma forse non siamo riusciti ancora a mapparlo. Cioè, mi viene in mente quando avevamo scoperto il DNA, però non sapevamo ancora come funzionava, no? Ci sono degli studi che ci diranno che per stare in salute dovremmo avere quel determinato tipo di batteri piuttosto che altri? Questa è la prima domanda. Poi l'altra domanda, se nella fase avanzata d'età, cioè nella vecchiaia, quello 0,8 può essere, di proteine può essere un po' incrementato per evitare la sarcopenia, insomma, cioè per evitare la perdita di... Ecco, e mi aggiungo a una considerazione del collega Pirus e anche la sua sull'aspetto degli stili di vita, ma non potremmo smettere di produrre le sigarette, visto che sarebbe forse qualcosa di sicuramente vantaggioso. Non me ne vogliano i fumatori, ovviamente. Allora, sul microbiota intestinale c'è una ricerca intensissima ormai. Penso che non passa giorno che non ci sia una pubblicazione su Nature, Science, Cell, sul microbiota. Ormai fa tutto. I batteri che abbiamo nel nostro intestino praticamente determinano qualsiasi tipo di patologie, sono responsabili di tutto. È chiaro che queste sono le classiche onde, no, di ricerca, per cui cosa succede? Che l'editore, specialmente di queste grosse riviste che sono a pagamento, il loro lavoro è determinato dall'impact factor della rivista. Quindi se io so che quell'argomento ci sono centinaia e centinaia di ricercatori che ci lavorano sopra, so che verrà super citato, l'impact factor della rivista va su e il mio salario è garantito. Okay? Quindi in questo momento qua c'è un delirio su questo microbiota, perché veramente sembra che faccia tutto, tutto è legato al microbiota intestinale. Secondo me è importante, perché miliardi di batteri non stanno lì a fare nulla, non c'è nessun dubbio. Però di nuovo l'idea che io respiro negli Stati Uniti è una nuova fonte di farmaci, nel senso che la nuova generazione di sviluppo farmacologico è di trovare farmaci che blocchino le pathway metaboliche di questi batteri, per cui so che questo metabolita fa male, ti do un farmaco che blocca quella pathway batterica in maniera che non viene prodotto quel metabolita, oppure quello che dici tu di trovare dei batteri che io ti inoculo, che sono quelli sani e che quindi ti guariscono dalle malattie. È vero, e lo sappiamo, che se io cambio alimentazione velocemente cambio i tipi di batteri che vivono nel mio intestino, non tutti ma una buona parte li cambio, ma se io poi continuo a mangiare le cose scorrette, anche se io ti inoculo quelli buoni muoiono, perché se io non gli do il giusto substrato su cui loro possono proliferare,
muoiono. Quindi l'idea che io troverò un probiotico che ti do e questo ti guarisce è folle, è commerciale come molte cose negli Stati Uniti, no? Questa idea, tu non preoccuparti, mangia al McDonald's, fuma, fai quello che vuoi, drogati e poi ti troverò un farmaco che ti guarisce. In realtà le persone illuminate come Bloomberg ci dicono che il futuro sarà la prevention to pay, cioè il futuro della medicina sarà pagherai perché un professionista ti dia le nozioni per prevenire le patologie. L'altra domanda qual è che era, mi ricordo? Beh, ma ripeto, questa idea che le proteine possano prevenire la sarcopenia non ha nessuna base scientifica. Cioè, abbiamo fatto gli studi con i traccianti non radioattivi, se non fai attività fisica, quelle proteine non finiscono nel muscolo. Assolutamente. Bettina Mittendorfer le ha fatti. Cioè, tu dai un carico proteico marcato con marcati non radioattivi, se non fai attività fisica, quelle non finiscono nel muscolo. Quindi l'idea che soltanto perché tu mangi proteine hai più massa muscolare è una stupidata, che non ha nessuna base scientifica. Quindi posso essere d'accordo con te che ci dovrebbero essere degli studi più sofisticati per vedere se in presenza di attività fisica un maggior apporto proteico in una certa fascia dell'età possa migliorare. Per l'amore di Dio, vanno fatti questi studi, fatti bene, però l'idea che la dieta iperproteica ti prevenga dalla sarcopenia o dall'osteoporosi non esiste. Non, dal punto di vista scientifico non è supportato dai dati che abbiamo, fatti bene con studi con traccianti non radioattivi. Quello del fumo, cosa vuoi che ti dica? Secondo me il proibizionismo non ha mai funzionato. L'abbiamo visto con l'alcol negli Stati Uniti, si formerebbe il mercato nero, che è ancora peggio, quindi... La strada è quella dell'educazione, quella di creare persone che fanno le stesse cose. Faccio un esempio, ero in Olanda qualche mese fa a un seminario, tutti vanno in bici. È normale, tutti, pioggia o non pioggia, vanno in bici. Quindi se la gente va tutta in bici, tu ti senti uno sfigato se vai in macchina. Anzitutto non ci sono neanche zone per andare in macchina, dovresti pagare un sacco di soldi per andare in macchina, ma tutti vanno in bici. C'è una mia ragazza che lavorava come negli Stati Uniti, che adesso è andata in Germania, in un paesino, romana, quindi figurati, adesso mi ha detto che va in bici, si mette, anche quando piove, si mette la sua cosa per la pioggia e va in bici ed è contenta, ha detto non sento neanche più il freddo, niente. Quindi, stessa cosa per il fumo, voglio dire, negli Stati Uniti adesso non fuma quasi più nessuno, è proprio antimoda perché hanno fatto questa campagna, è proibito fumare dappertutto, questo e quest'altro, la gente non fuma più, pochissimi fumano, perché diventa comunque anche essere sfigati, mentre essere obesi negli Stati Uniti è normale, anzi quando sei magro sei tu la persona tipica. Oppure prendiamo l'attività fisica, no? Tornando alle cose sociali, uno va al sud Italia, le persone tipicamente in media non fanno attività fisica per vari motivi. Uno è culturale, nessuno fa attività fisica, perché dovrebbe fare attività fisica? Non ci sono le piste ciclabili, non ci sono le palestre, non ci sono le piscine comunali e quindi le persone sono scoraggiate. Infatti i livelli di obesità, a parte le abitudini alimentari, sono legati al fatto che non fanno attività fisica, mentre qui al nord Italia tipicamente le persone fanno più attività fisica. Io sono di Riva del Garda, voglio dire, a Riva del Garda sali sulla bicicletta e ci sono 10.000 ciclabili, quindi sei più, come dire, sospinto a farla. Se dovessi andare in strada a respirarmi l'inquinamento delle macchine, obiettivamente io non andrei, però il fatto di avere tutte queste risorse, passeggiate sul lago, in montagna, aiuta, e aiuta anche la socialità, perché quando mi chiama il mio amico la domenica e sono stanco, dice dai vieni in bici, dico dai sbrigati, vestiti che andiamo, vai, no? Perché c'è la socialità di andare in bicicletta, anche se magari vai a Tremalzo, sono 2000 metri di dislivello, però con gli amici ti diverti, scherzi, ridi. Se dovessi andare da solo a Tremalzo, no, perché è una sofferenza da solo per 3 ore in bicicletta a Tremalzo. Quindi ci sono delle cose che dovremmo fare. Una delle cose appunto che mi raccontava Stefano, che stanno lanciando, è al di là di informare però anche creare, cioè l'anziano che ha degli amici che lo chiamano, gli dicono domani mattina si parte, si va a fare la passeggiata al Giro del Sasso, roba del genere, si crea
anche quell'incentivo sociale di socialità che è importante per fare alcune attività. Quindi di nuovo bisogna che i nostri politici e noi anche noi stessi ci inventiamo delle strategie, perché l'uomo tipicamente imita, la maggior parte degli uomini imitano, fanno le cose per imitazione, e quindi dobbiamo creare dei modelli sani che le persone possano imitare, ma non il proibizionismo. Io non credo nel proibizionismo di per sé. Proibire devono essere libere scelte, informate, educate, e quindi in questo senso per esempio creare delle strutture per l'educazione. Cioè non si capisce perché sappiamo che è importante mandare i nostri figli a scuola e insegnare, imparare a fare matematica, grammatica, dicendo, e non sia importante creare delle scuole in cui le persone possono imparare a cucinare in maniera sana, a fare attività fisica in maniera sana, perché non deve esistere, deve essere la priorità. Accanto a Santa Chiara ci dovrebbe essere un ospedale grande come Santa Chiara in cui i cittadini possono andare a imparare a cucinare bene, a fare attività fisica, a fare tutte quelle cose che poi diventano parte normale di te stesso, no? Ma se nessuno te li insegna, è come se io faccio una dieta, poi tu vai a casa, apri il frigorifero, ti trovi il cotechino, i crauti, il salame, il formaggio, questo e quest'altro, non sai come cucinare, ed è quello il problema della maggior parte delle persone. Ecco, io volevo chiedere la sua opinione riguardo a queste diete personalizzate che cercano di limitare il picco glicemico selezionando gli alimenti più opportuni, personali. Beh, insomma, che alcuni cibi abbiano un alto indice glicemico non c'è nessun dubbio, che un alto indice glicemico abbia degli effetti sulla salute, in primis per esempio i picchi di insulina naturalmente poi causano dei rapidi cali della glicemia, spesso sotto i livelli basali, che poi stimolano l'appetito. Quindi non trovo, cioè mi trovo d'accordo, però non è l'unica strategia, cioè molto, un pochettino più complesso. Ripeto, quello che vedo in giro in un sacco di libri in libreria, non li leggo quasi mai, leggo soltanto un po' di cose, però quello che vedo in giro sono queste formule semplici, no? Mangia questo, mangia quest'altro, non mangiare questo, mangia quest'altro, la dieta dei gruppi sanguigni, la dieta vegana, la dieta iperproteica, la dieta del picco glicemico, la smart food ancora peggio, cioè tu fai quello che vuoi, però ci sono 20 cibi, le arance, questo e quest'altro, che se le mangi blocchi i processi di invecchiamento. Per l'amor di Dio. Sono veramente delle cose tremende che disinformano le persone, perché le cose sono molto più complicate di come alcuni vogliono presentarli, però hanno successo commerciale perché alla gente piacciono le cose semplici. Però ripeto, come dire, spiegami in quattro regole come diventare cintura nera di karate, o spiegami come posso imparare a suonare il violino e andare a fare un concerto, suonare il concerto per violino di Shostakovich in un mese. Dai, insomma, pazzesco, no? Forse sono l'unico non medico sanitario e faccio una domanda che magari le farà sorridere. È vero che, come dice lei, c'è questo istinto all'imitazione, infatti le campagne antifumo che hanno funzionato non erano quelle riferite alle malattie, ma quelle che abbinavano lo stile e il fumo alle categorie portoricane, prostitute, cioè i ragazzi non volevano quelle. Politicamente non puoi incidere, non puoi proibire, ma per contenere per esempio la spesa sanitaria puoi porre delle condizioni. Per esempio, se ti ammali con partecipi, il ticket serve un po' anche come disincentivo, se vogliamo. La domanda è questa: si è parlato, però è rimasta lì latente. Leghiamo l'imposizione, le tasse che paghi, a una specie di costo sociale che tu potresti comportare. Banalità, in base al grado di obesità, che lo possiamo valutare in qualche modo, in base ai chili, paghi un tanto al chilo.
se provate a ragionare, sembra una stupidaggine. Ecco, volevo dire, se in campo medico magari questo aspetto lo si è anche pensato, perché l'unico modo per disincentivare una persona è toccarlo sul portafoglio. Grazie. Sì, no, è un'idea interessante. Io ho parlato nell'altro libro, ne avevo parlato di questa cosa qui, nel senso che, a parte l'educazione, che secondo me è fondamentale, è chiaro che io, legislatore, quello che proporrei è dire: ok, adesso io ti educo e tu hai diritto, tra virgolette, dovere, un po' come la scuola obbligatoria, di imparare le cose. Però poi viviamo in democrazia, quindi non puoi imporre alle persone le cose. Secondo me è ingiusto dire: tu non fumi, tu non fai questo, non fai quest'altro. Sei libero di fare quello che vuoi, però poi devi pagarne un premio, come l'assicurazione. Se io guido male, di certo la società non si può fare carico del fatto che io vado in autostrada a 150, 160, o che io faccio la Gardesana ai 130. Se faccio un incidente, poi io devo pagare un premio assicurativo più alto. Quindi in questo senso sì, mi troverebbe d'accordo, nel senso che io educo le persone, gli do libero accesso all'informazione ben fatta. Dopodiché, se tu fumi e ti misuro la nicotina nel sangue, dovrai pagare un premio in più. Quando vai al ticket o del genere, dovrai pagare qualcosa in più, non magari tutto, però dovrai pagare un premio in più nelle tasse o del genere. Se tu sei in sovrappeso, almeno che non decidiamo che tu hai una malattia genetica, allora l'altro, però ci dovrebbero essere delle maniere in cui si educano le persone, però poi queste devono avere un bonus o un malus, nel senso che se fai bene ti abbasso le tasse perché mi costi di meno e quindi risparmio, o se fai male sei libero di farlo, però devi pagare un premio in più rispetto agli altri. Ma non è blaming the victim? Mm? Mi sembra blaming the victim, cioè dare la colpa a chi invece non fa altro che aderire a modelli, alla pubblicità, alla vita. Io sto parlando che dobbiamo educare prima. La promozione attualmente anche all'interno, per esempio, dell'azienda sanitaria o delle nostre strutture sociali, anche in questo istituto, nelle distribuzioni di cibi automatici ci sono tutte le cose che noi diciamo di non mangiare, ma perché allora le vendiamo? Quindi siamo corresponsabili in quanto società di quel tipo di, e poi vogliamo dare però la colpa all'individuo che non segue. No, però io dico in un sistema, no, io però io parlo, questa cosa qui deve essere incorporata in un sistema totalmente differente, cioè lo Stato deve prendersi carico. Per esempio, la televisione pubblica non può avere pubblicità, perché dal momento che tu hai pubblicità e hai uno sponsor che ha un interesse commerciale, tu non sei più in grado di essere imparziale e quindi dai delle informazioni che sono biased. E questo non è possibile. Cioè, io voglio pagare il canone, però voglio avere un'informazione che sia pulita, libera da conflitto di interesse. Quindi questo contesto, questa cosa che diceva lui, va rivista in un contesto di rivisitazione, non come intervento a sé stante. Sono d'accordo con te, come intervento a sé stante è scorretto, però se lo pensiamo in una visione molto più ampia, in cui, come dici te, non possono esistere in un luogo pubblico le macchinette con la Coca-Cola e poi diciamo di non... è assurdo. Quindi ci vorrebbe uno Stato che è in grado di essere corretto. A quel punto educhi e poi un piccolo bonus-malus lo puoi fare, però quando hai fatto tutto il resto. Non è che ti puoi lavare la coscienza perché hai fatto solo un po' di informazione e poi però lasci messaggi scorretti alla televisione, alla radio, lasci le macchinette nella mensa scolastica, dai cibo schifoso e poi dici no, ma tu devi no, sono d'accordo con te. Cioè deve essere questa cosa che diceva il Signore, deve essere messa nell'insieme di un vasto programma di cambiamento, non come unica, altrimenti sono d'accordo con te che si crea ingiustizia sociale, per cui chi è più povero ha meno accesso e magari ha meno soldi per comprarsi delle cose, anche se lì poi c'è da discutere, perché insomma, se uno si facesse le cose, se uno si fa il pane fatto in casa, fondamentalmente risparmia di più che andare a comprarsi il cibo preconfezionato e altre cose. Quindi
Sono d'accordo con te, per l'amor di Dio, cioè non può essere l'unico intervento, perché sarebbe assolutamente scorretto, iniquo e non andrebbe bene. Però è uno dei tanti interventi che io metterei in atto dopo che ho fatto tutte le altre cose. Una domanda proprio sempre proseguendo sulle policy pubbliche. In questa prospettiva di interventi più ampi, ci potrebbe stare, secondo lei, anche un intervento di prevenzione utilizzando la leva fiscale a monte? Mi spiego meglio, cioè utilizzando anche in Italia l'etichettatura di prodotti alimentari, che c'è già per esempio in Inghilterra, in Gran Bretagna a 3 livelli, in Francia su 5 livelli, legandola anche a magari una diversificazione dell'IVA, per cui sui prodotti sani, che dal punto di vista appunto nutrizionale ho un'IVA annullata o molto bassa, viceversa su prodotti scadenti, junk food, o un'IVA più elevata. E la domanda che mi interessa sentire la sua opinione a 2 livelli. Il primo è capire se dal punto di vista medico-scientifico questa etichettatura è difendibile dal punto di vista scientifico e anche rispetto sicuramente alle tante obiezioni che ci possono essere, e la seconda dal punto di vista insomma di come osservatore che si muove su più scenari, quindi non soltanto Italia ma anche Stati Uniti, appunto adesso Australia, se questo poi può avere effettivamente un'incidenza. Allora, voglio fare una piccola precisazione: io non sono un economista e un economista sanitario del genere, quindi quello che dico sono mie opinioni e sono solamente mie opinioni basate su una mia visione, quindi non possono essere su quello che vi ho detto scientificamente. Mi sento di metterci la faccia, perché sono studi che abbiamo fatto, sono referenze scientifiche, però su queste cose qua sono solo opinioni. Potrebbe essere uno degli strumenti di questa visione molto più ampia, che potrebbe funzionare insieme a tante altre cose. Cioè fondamentalmente tassare i cibi che sappiamo essere sicuramente associati a obesità, bevande zuccherate, lo sappiamo ormai chiaramente che sono responsabili in parte dell'epidemia di obesità. Ci sono studi ben fatti, per l'amor di Dio, epidemiologici ma grossi, in cui fanno vedere che le bevande zuccherate, i cibi ultraprocessati, raffinati, le patatine fritte e tante altre cose si associano a un maggiore incremento ponderale, rischio di diabete, via dicendo, mentre i cereali integrali, i legumi, le verdure, via dicendo, si abbassano, si associano a una perdita di peso, cioè a un peso più normale, più sano. E quindi in questa strategia larga potrebbe aver senso fare questo tipo di strategia. È chiaro che poi ci scontriamo come sempre con le lobby. No? Lì le lobby sono fortissime. Negli Stati Uniti Obama giustamente aveva detto la sanità deve essere per tutti, però non può essere per tutti in quella maniera, perché è insostenibile. Cioè, se tu non educhi le persone, tutti hanno accesso alla sanità con quei tassi di obesità che ormai è arrivato al 70% tra sovrappeso e obesità negli Stati Uniti, già adesso mi diceva il CEO di Mayo Clinic che hanno previsto che il sistema sanitario americano sta per saltare, è insostenibile, perché comunque al di là dei in America praticamente la sanità è privata, cioè quando tu hai un posto di lavoro il tuo datore di lavoro ti paga la sanità e tu hai una piccola compartecipazione, ma se perdi il lavoro tu sei on your own, fondamentalmente non hai più diritto a nulla, almeno che non sei completamente indigente. Quando non c'hai più niente, non c'hai più casa, non c'hai più niente, allora interviene lo Stato, e a quel punto lì è chiaro che sanno già che è insostenibile questo sistema. Però per ora le varie lobby stanno facendo quello che stanno facendo, un po' come con i fucili, no? Ormai c'è una sparatoria ogni giorno negli Stati Uniti, eppure la lobby dei fucili non si può toccare. Nessun presidente può permettersi di dire, come in Australia ad esempio. In Australia sapete che non so quanti anni fa c'è stata una sparatoria terribile, il governo australiano ha detto adesso io compro tutte le armi, ha obbligato le persone a vendere le armi, ha speso qualche miliardo, ha comprato tutte le armi di tutti i cittadini, le ha distrutte, e da quel momento lì è passata questa filosofia che non si devono avere armi come in Italia, mentre in America io conosco gente,
mi raccontava questa mia amica, che era insieme a un ragazzo, una sera sento dei rumori, sto qua si alza, tira fuori dal letto un fucile, è rimasta a bocca aperta, non sapeva di dormire sotto un fucile carico. Cioè, in Italia non esiste, cioè, nessuno di noi penso che abbiamo un fucile sotto il letto, eppure la loro mentalità, e quindi cambiarle queste lobby è difficile. Bene, altre domande? No. Allora, grazie Luigi per ovviamente la sempre interessantissima presentazione, grazie a tutti voi e arrivederci alla prossima.